Salve a tutti amici e benvenuti ad un nuovo video. Oggi super giornata di pesca, perché veramente siamo quasi al completo. Boom! E le one! Ma ragazzi! E le two! Ah. E le three! E quattro! Oh, io sono già stanco, torno a casa a pesare io. Vabbè, breve intenso, dai. Breve intenso. Ok raga, siamo carichissimi, siamo entrati in acqua. Se gli altri provano un VTD, io provo a fare due lanci a spinner. Intanto per coprire un po' più d'acqua inizio con l'FS spinner bait da 3/8, che mi ha creato sempre grandi emozioni, soprattutto su questo lago. Su di esso ho messo un trailer hook, perché vista l'acqua limpida, e quindi magari recuperi ogni tanto un pochino più veloci, e mi aumenta le possibilità di poter allamare al meglio il bass. Che bomba, ecco, già super un bel erbaio ragazzi, spettacolare. Vediamo un po' se intanto che i primi lancia spinner già si smuove qualcosa. Ecco il fra! Dai gas! Tanto si impinna! Tanto ghiotto, ma che è? Con 70 libbre! Ma che sei matto? E 10 seconds later. Ma io sento qua odore di trainata! Is it possible? Per me è possibile! È vero! Stiamo tutti carichi, guarda qua! Eh sì, eh! Questa è al massimo? No! Maximum speed? Perché? Guarda che... Vamo! È una bomba! Io sto a fare il provocatore! Forza pesci, vamo! Non me lo so! Quanto mi manca una bella mangiata spinner, raga. Madonna. Mamma mia. Tunk, sorda, secca. Come dicono gli americani, stiamo pescando su un primary spot. Su una bellissima punta, con un bel erbaio sotto. Il posto sembra essere quello giusto. Diccelo se servono, Ale. Adesso sto facendo un recupero un pochino più lento, quasi slow rolling sul fondo, per passare proprio attaccato agli erbai. Dopodiché, come attacco l'erba, gli do subito una rippata, una botta di canna, per farlo salire velocemente e farlo ovviamente schizzare via da tutto l'erbaio. Lo faccio scendere piano piano, mantenendo sempre il contatto con il filo, perché tante volte potrebbe arrivare anche la mangiata in caduta. Raga, Fran ha fatto uno, anche un bel pesce, bellissimo, ha visto una bollata, gli ha lanciato sopra e subito con il rashad. Io ora anch'io sto provando a testina, vediamo un po' che succede. Adesso ho fatto già qualche lancio, ma non sembra essere arrivata alcuna mangiata. Vediamo, se no, ecco, l'idea è quella di mettere il trago spintail, potrebbe essere una buona giocata. Vediamo. Eccolo, pesciotto a testina, ragazzi. Bel pesciotto. Eccolo. Dico, cavolo, qua c'è un bel erbaglio. E infatti, eccolo, e vai. Il primo di giornata, che bomba. Grande, grandissimo. Eccolo qua raga, il primo di giornata, che spettacolo. Guardate che colore che ha, verdissimo. Troppo bello. Su un erbaio qua che avevo appena visto sul fondo, infatti subito, è arrivato proprio dopo pochissimo che ci stavo pescando con l'OGI 200 e il Rashad 3.8. Eccolo qua, che bombetta, troppo divertente. Il release, guarda che bello. Bellissimo, i colori fantastici. E vai, partito razzo. E vai. Raga, il primo è arrivato, scappottatona, veramente giusto il tempo di marcare lo spot, che è arrivata subito la mangiata. Adesso continuiamo, perché questo magari potrebbe essere lo spot buono, adesso si potrebbe inoltre essere aperta anche la finestra d'attività. Vediamo, infatti la temperatura si sta alzando un pochino, si sta scaldando un po'. Cigno? Eccolo, cigno! L'ho visto! L'ha fatto?
Vai buco! Raga, pure buco incannato, dai! Bello? Pare di sì. 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 Dai! Dai! Buco l'ha fatto bello, raga! The next day. Eccolo, raga! Pesciottino! E vai! Pesciottino, pesciottino! Eccolo, però coda tu, eh! Sempre qua sull'erbaio! Che cavolo, avevo spento la GoPro in quell'istante per fare un altro pezzo di video e niente, mi ha mangiato. E saltelli sul fondo. Bacetto anche a te. Vai ciccio. Dai! Yeah. Ok, potrebbe questo... sembrerebbe essere il giusto pattern. Raga, qua succede una follia totale, perché stavo correndo da Aure, che ha appena catturato un pesce, ma stavo pescando su 9 metri di fondo. Lascio lo shad in acqua, inizio a pinnare come un matto e guardate che roba è successa. Cosa folle? Ma che cosa folle è mai questa? Che cosa folle è mai questa? Che cosa folle è mai questa? Raga, stavo correndo come un pazzo per andare a vedere il pesce di Aure, ma stavo correndo come un matto con le pinne. Cioè, ho lasciato soltanto la canna in acqua, ma mi avrà mangiato su 2 metri d'acqua. Cioè, una roba folle. Raga, cioè, non lo so, non so che dire. Ma stavo correndo come un matto. Mamma mia. Grazie, zio. Ciao, ciao. Opla. Raga, cioè, una roba folle, stavo correndo da loro, ma siamo tipo a 9 metri di fondale, così ho lasciato la canna in acqua per pedalare di più, mi sono messo le braccia conserte, boom! È arrivato il bus, che follia. Decidiamo quindi di metterci sulla batimetrica degli 8-9 metri, e raga, da qua inizia il vero spasso. Non c'era tempo di lanciare e far arrivare la testina sul fondo, che guardate che roba succedeva. Se ti servono dimmelo, Aure. Colore. Eccolo! Oh, guardi male, ma come con me? Hai visto? Vediamo un po'. Hai visto? No, no, tutti uguali. Però figo! Però il pesce, hai detto bene. Sempre lui, sempre Rashad 38 col daiu e via. Questo è proprio un pinellin. No, pinello. Pinello arrabbiato. Ma non mi tira, oh. Opla. Stessa taglia. Eccolo! Eccolo! Potrebbe essere un pochino meglio? He wants to jump! He wants to jump! He wants to jump! Questo è giallo, raga! Questo non è visto questa cosa, giallo! Questo? Oh! È giallone! Guarda cosa è giallo! Ciao Bassetto! Thanks for all! Eccolo! Oh, oh, questo è un grande fish! Oh, it's a nice fish! Oh! 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 Not so bad, bass! Bob Blanche, la faccia di Bob Blanche, è tutto intrippato! Cazzo, c'ha un motore come buco! Oh! Wow, man! Wow! Oh my god! That's killing! Wow, oh! Oh! Wow! Parlate poco con Bob Lancia, eh! Guarda qua, oh! Parliamo poco con Bob Lancia! Guarda! Oh, eh! Ciao bello! Wow! Mi ha fatto il buff! Pronto? Vai! Via, prossima puntata! No! No! Oh! Difendo palla, frate! Difendo! Oh! Ha speronato! Raga, il video di oggi finisce qua, ci siamo divertiti da matti, come avete visto tantissime catture, ah! Alla fine anche prese all'ultimo, delle cose incredibili, in più abbiamo trovato anche un pallone, meglio di così non poteva andare. Grazie mille a tutti per la visione, mi raccomando, se il video ti è piaciuto lascia un bel like,
un bel commento qua sotto e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale. Ciao raga, alla prossima, ciao, al prossimo video.